Ciao a Michele, tutti sono Alice ragazzi, sono Cruz, Luke e dimmi. benvenuti in questo nuovo episodio. Allora, cominciamo subito. Mi serve un po' di roba. Allora, prendiamo questi 4 diamanti, questi 2, questi 3. Poi prendiamo un po' di questi qua. Vediamo un po' quanto riusciamo ad accumulare. Un po' di oro. Mi servono in poche parole 9 diamanti. 9 diamanti. Allora, vendiamo dell'oro. Vendiamo questi qui. Siamo a Oops, for 8. the win. Siamo a 8 e 1,9. Tanche te. We have Perfetto. claimed this land as ours. Please claim Facciamo, it. facciamo, facciamo una fornace. Oops, for the win. Blood for the win. Facciamo una fornace. Poi il vetro lo Big abbiamo. oops. Mi I serve hear ancora you. una cosa. Mi servono questi qua. Vediamo un po' quanti ne vengono. 16. Perfetto. Glieli facciamo Goodbye, imparare a questo Tokyo. coso qui. Non li impara, è vero che dobbiamo prendere altra roba, prendiamo del ferro e We tre have vetri. claimed this land as ours. Please leave now. Ok, poi allora facciamo così. We are No, taking over the planet. You will not scusatemi. defeat. Facciamo un blocco di It's diamanti. true. I here to take over. Un blocco di diamante. Una fornace. Un Boobs for the pezzo di win. vetro. E sei di questi. Facciamo We il will be vaporized if collector. you do not leave immediately. Energy collector. Lo andiamo a piazzicare qui. Intanto qua io ho fatto la stanza per la magia della EE. Ho solamente allargato. Big Lo oops, I hear piazzichiamo takeover. qui. Voilà. Questo è l'Energy Collector, l'ho spiegato un miliardo di volte. Oops Ci for the win. mettiamo dentro, 5 di questi qua, giusto per. Adesso si trasformeranno. E a noi serve una cosa che vi faccio vedere più avanti. Intanto We have mettiamo a claimed this posto land as ciò che non ours. ci Please serve leave e now. direi di mettiamo via il ferro, mettiamo via questi qui. Ah, i soldi li portiamo dietro con noi questa volta, non si sa mai, ne incontriamo un altro di quelli prima o poi. Ora, Oops, for the intanto ho win. tolto le ceste, come vedete ne ho aggiunte qui. Lasciamo questi. Perfetto, il panino. Direi di partire, cioè partire, andare giù in caverna perché ci serve un bel po' di roba. Prendiamo la redstone. Prendiamo questo coso qui e questo coso qui. Che poi non è quello verde che ci serve adesso che ci penso, è quello azzurro. Porca trota. Intanto, come noterete, ho la pala e un piccone diverso perché quando siamo morti Oops, nell'episodio I here take precedente over. abbiamo perso tutto. Scendiamo giù in caverna. Ok. Qua poi ci metteremo una porta, vediamo. E cominciamo a scavare. Allora, 4096. Intanto che scavo, ragazzi, volevo dirvi un paio di cose. Allora, ok, sto facendo tanti video al giorno. Ma, oh, 16.000. Ma se li faccio è perché è uscita la Minecraft 1.3.1. È uscito la 1.3.2. Ora sta uscendo. Non c'ho bastoncini, porca trota, vado a prenderli. Ora sta uscendo la 1.4 tra poco. Per cui, ragazzi, se carico tanti video è anche per poter mandare il più avanti possibile una serie, visto che non ho quasi mai fatto per colpa di sti cavoli di aggiornamenti o bug. Adesso io non aggiorno più nulla, non mi interessa niente. Carico tanti video di questa serie e cerco di andare avanti il più possibile. È vero che magari tanti non riescono a starmi dietro, magari non hanno tempo da perdere, eccetera. Vi do ragione. Però ragazzi, gli episodi sono tutti registrati. Se io poi per 2-3 giorni non riesco per motivi miei a caricare video, avete un bel po' di video fuori da poter guardare, no? Guardatela da questo punto di vista. Poi un'altra cosa, ragazzi, c'è gente addirittura che non mette più il mi piaci perché io non metto il mi piace perché Luke chiede. Ma ragazzi, ma secondo voi, no? Adesso parliamoci seriamente. I mettere il mi piace vuol dire far guadagnare una persona, non so. Prendo 1 euro a mi piace. Io non so, c'è certa gente come ragiona. Ok, io non so perché mi si disabilitano gli achievement ogni volta che riapro Minecraft. Vabbè, comunque. Abbiamo preso un po' di legna. Facciamo i bastoncini. Facciamo delle torce. E riscendiamo giù. Ci servono un bel po' di materiali. Così ci portiamo avanti. E poi il fatto dei mi piaci, ragazzi, la vedo come una sorta di comunicazione, no? Non solo i commenti, ma anche vedere tanti mi piaci vuol dire almeno che la serie piace, che si vuole che si vada avanti. Io tramite i mi piaci vedo se andare avanti in una serie oppure stopparla iniziando un'altra. O sbaglio?
cui ragazzi adesso sono io a chiedervelo, mettete più mi piace possibili se vi piace la serie, se volete che vada avanti, se non vi piace nessuno vi obbliga. E io cerco di prendere più roba possibile, vediamo se troviamo qualche diamante. Diamanti nada, oro 4320, 512. Intanto questa roba qui deve essere infatti il tungsten, per cui è come aver trovato 4 diamanti, se vi ricordate. Vabbè, raccolgo un po' di tutto. Ok, come vedete ragazzi, c'ho l'inventario pieno. Allora, prima di tutto devo riaggiustare questo perché mi sta ancora, se non mi dimentico. Adesso, visto che ho l'inventario pieno, guardate cosa faccio. Andiamo qui e testiamo subito il nostro impianto. Allora, da qui in poi facciamo così. Tutta questa roba che non ci serve. Ok, e lo mandiamo su. Tanche te. Andiamo a prendere l'altra roba. Ok, vediamo un po' se abbiamo riempito un po' la chest. Ok. Ora mi ci penso mia a distinguere tutto. Qui andare a cuocere la roba da cuocere. Con calma, telecamere spente, così non vi faccio subire tutte le cose noiose. E un'altra cosa, ragazzi, mi avete detto che con la porta al gun è un attimo, perché vado giù con la porta al gun. Scarico, salgo veloce, ricarico. Lo so, ragazzi, però in Minecraft esistono i binari, esistono i minecart, esistono i trenini. Perché non sfruttarli? Perché usare, come dite voi, le scorciatoie più totali è come un po' come usare i trucchi, no? Se devo giocare, almeno gioco. Esistono i binari, li sfrutto. Che ne dicete? E più divertente anche, più carino e più bello. Un'altra cosa, ragazzi, l'ultima cosa che volevo dirvi è che se Luke carica un video ogni 3 giorni perché ho dei problemi, sono un money grabber, lo faccio apposta per i soldi ed è una merda. Se ne carico uno al giorno è un money grabber, lo faccio apposta perché è una merda. Se ne carico 10 al giorno è un money grabber perché è una merda. Allora, ragazzi, qualsiasi cosa faccia sono una merda, per cui merda per merda preferisco fare la merda a modo mio, ossia facendo ciò che mi piace, che mi diverte, ossia la mia passione, fare video. Da Luke è tutto. Ciao a tutti. No, coglione.